dobbiamo fare una battaglia contro il clientelismo, perché non è possibile che una persona, per riuscire ad arrivare alla fine del mese, debba essere costretta a vendere la propria dignità in cambio di un voto per ottenere il lavoro. È una cosa vergognosa, ma non soltanto per chi si vede costretto a fare questa cosa qui perché deve mantenere i figli, ma per il politico che ha il coraggio di andare a chiedere voti in cambio di un lavoro. Il lavoro, nella mia cultura politica, ma anche nella Costituzione italiana, è un diritto, non è un favore o una merce da dare in scambio. Anche perché poi si rimane sotto le logiche di ricatto di qualche personaggio poco raccomandabile o incapace, anche perché poi magari il lavoro te lo danno, però magari te lo danno per 4 mesi, poi ti licenziano e ti dicono vabbè, tanto c'è la disoccupazione, però la disoccupazione dopo finisce, e dopo la disoccupazione cosa ci sono? Ci sono altre elezioni e nuove escort politici che ti chiedono il voto. Grazie Marco, grazie. Io penso che con Rosa queste cose potremmo tenerle, quindi vi invito il 12 febbraio ad andare a votare Rosa. Davvero, credo che ci siano delle idee che non invecchiano mai, anzi, il tempo gli dà solo ragione. In particolare pensavo all'idea della scuola come un momento imprescindibile di crescita dell'individuo e come un mezzo più potente di qualsiasi altro di liberazione. Liberazione dalle pastoie dell'educazione di genere, ma dalle pastoie di un retaggio sociale pesante, quindi di una povertà familiare, per esempio, di un disagio diffuso. Una scuola, cioè, e non voglio neanche parlare di licei aghiresi, lo sappiamo, il classico si regge in piedi per grazia divina e ormai abbiamo tutti imparato a convivere con muratori ed esercizi. Lo scientifico è fatto letteralmente di carta pezza, cioè, il tutto ultimamente è stato anche condito da un progressivo svuotamento degli indirizzi sperimentali e da una mancanza di fondi che in questi anni è assoluta ed è totalmente nuova. Chiaramente parlo del coronamento, di un processo che era già in atto dovuto al decreto Gelmini, ma davvero non ne voglio parlare perché credo che qua, che l'abbandono in cui versano le nostre scuole sia stato responsabilità diretta di un governo regionale miope e assente e di un governo centrale che al contrario ci vede anche troppo bene, cioè davvero ha una visione talmente lunga da avere paura e da conoscere il pericolo che rappresenta per un ordine sociale così iniquo una cittadinanza attiva e ben istruita. Le tematiche che sono scaturite da questo dibattito sono comunque in grande parte sono presenti nei programmi dei candidati del centro-sinistra. Questo è secondo me un risultato, cioè il fatto di condannare le logiche clientelari, di proporre una maggiore trasparenza nelle azioni amministrative e nelle scelte amministrative, l'esigenza di condivisione con i destinatari delle azioni, delle modalità attraverso le quali queste azioni si intraprendono, le soluzioni di battute, il fatto di socializzare gli atti dell'amministrazione, attivare processi di discussione sulle scelte, l'importanza data alla scuola, la rivitalizzazione dei quartieri, l'aspetto anche fisico della nostra città che, come è stato detto, non è armonico, non è piacevole. Quindi da questo dibattito è venuto fuori, secondo me, una nuova concezione che spero che sarà una prassi dei nuovi amministratori, del sindaco, ma anche di quelli che collegialmente condivideranno con lui l'esperienza dell'amministrazione. Primo fra tutti è quello del diritto di cittadinanza, cioè del fatto che tutti i cittadini abbiano una
possibilità di far valere i propri diritti, di esercitare i propri diritti, di assolvere i loro doveri, che sono quelli appunto di pagare le tasse, di rispettare le regole, di avere una coerenza rispetto agli impegni che si prendono e quindi di contro di richiedere che i nostri diritti vengano soddisfatti e di non chiederlo attraverso favoritismi, attraverso clientele e favori richiesti al politico di turno. Massimo Zedda, sindaco di Cagliari, lei che di primarie e di elezioni vinte se ne intende, che atmosfera ha visto oggi alla presentazione di Rosa Accardo? Bella, una bella atmosfera, una sala piena, è già un buon inizio. Io non avevo così tante persone alla presentazione della mia candidatura e quindi insomma, sono fiducioso. A mio parere Rosa può vincere le primarie ed è un'ottima candidata per sconfiggere il centrodestra ad Alghero. Le primarie lei le ha definite un momento di riflessione interna del centro-sinistra. Da parte del Partito Democratico rischia di essere una riflessione troppo approfondita con tre candidati presentati per la corsa alle primarie di questa città? Ma no, nelle primarie per il sindaco si sceglie il sindaco, non si sceglie il segretario di un partito, quindi è normale che ci siano scomposizioni all'interno dei partiti. Altrimenti Rosa non avrebbe nessuna chance, no? Se fosse solo sostenuta dagli iscritti di Sinistra Ecologia e Libertà, come poteva riguardare me? Semplicemente sono le cittadine e i cittadini di Alghero che si riconoscono nel centro-sinistra che scelgono il loro candidato alla carica di sindaco, non stanno scegliendo chi farà il segretario di partito. Sconfiniamo solo un attimo, ci andrà Sanremo a riscuotere l'assegno di Adriano Celentano? Ah, no, credo che debbano venire da noi. Noi stiamo studiando una procedura diversa. Ho parlato l'altro giorno con la moglie di Adriano Celentano. È difficile che il sindaco possa individuare una famiglia e scegliere una famiglia. Abbiamo chiesto alla moglie di Celentano, con la quale ho parlato, di studiare un modo per versare queste risorse nelle quote dei servizi sociali in modo tale che vengano destinate dai servizi sociali a tutti coloro che hanno bisogno. Ritornerà ad Alghero? Ad Alghero si torna sempre volentieri. In caso di vittoria? Ah certo, in caso di vittoria alle primarie, certo. Per festeggiare e per vincere le elezioni. Grazie mille. Grazie.